Ciao ragazzi, total relax. Sono tornato dal mio viaggetto, avevo due cose di lavoro da fare, dalla fotografia, perché io faccio di mestiere l'opinionista di calcio. Allora, io voglio fare questo video in favore e in onore di Luca Fausto Momblano. Allora, intanto per cominciare, sono molto molto dispiaciuto, nonostante io non abbia nulla a che fare con lui e con loro, che YouTube gli abbia chiuso il canale Juventus Live. Non ho, per violazione del copyright, quindi non ho la più pallida idea delle motivazioni che abbiano addotto a questa chiusura e sinceramente lo trovo abbastanza un sopruso, nel senso che è che può aver addotto la violazione del copyright per un canale che si chiama così? Vabbè. Comunque questo è quanto, ma il succo del mio video non è riferito a Juventus Live, che io spero che rinascano perché sono molto bravi sia lui che Colpo Gobbo e altri ragazzi che collaborano, Zampini che è un mito per me, tra parentesi, tra l'altro si chiama come me Massimo. Allora, Luca Fausto Momblano, 2 anni fa, quando i giornalisti sparavano cazzate a randa, come si dice dalle mie parti, aveva anticipato che il Paris Saint-Germain avrebbe acquistato Neymar. Lo deridevano, lo prendevano in giro, dicevano che era una bufala, che era impossibile. Cioè, sono le cazzate che dicono i giornalisti italiani, perché i giornalisti italiani sono convinti di essere depositari della verità. In realtà non si rendono conto che la maggior parte di loro sono degli avvocati falliti. Diciamo le cose come stanno: hanno studiato giurisprudenza, si sono accorti che non faceva per loro, probabilmente non erano all'altezza, e si sono buttati, visto che magari amavano il calcio e tifavano per una squadra, si sono messi a fare i giornalisti, ok? Sportivi, ok? Quindi, Luca Fausto Momblano, 2 anni fa, dice che Neymar va al Paris Saint-Germain, tutti lo deridono, e come per incanto, invece, il Paris Saint-Germain compra Neymar dal Barcellona. Incredibile, colpo di fortuna, o avrà avuto una fonte buona, e avrà avuto qualche abboccamento, e via discorrendo. E vabbè, comunque, non fa niente. L'anno seguente, ovvero l'anno scorso, un mese e mezzo prima che si concretizzasse la trattativa, annuncia, sempre dai canali di Top Planet, un canale che ahimè è orfano di Marcello Chirico e purtroppo invece ha dei personaggi veramente, a parte Luca, Fausto, ha dei personaggi che definire, vabbè, non voglio offendere nessuno, ma steniamo un velo pietoso su quel canale, come cosa è diventato, annuncia che arriva Cristiano Ronaldo alla Juventus, che la Juventus sta per acquistare Cristiano Ronaldo. Allora, superfluo dirvi che per l'ennesima volta i giornalisti lo hanno deriso, negli studi di Tele Lombardia, i tifosi del Milan, i tifosi dell'Inter, i tifosi del Napoli, i tifosi dell'altra della Roma lo prendevano in giro, no? Insomma, sapete com'è andata a finire, no? Cioè, stampa, giornali, TV contro Momblano e Momblano aveva ragione. Allora io mi faccio una domanda e vi faccio una domanda a voi. Quale motivo avrebbe Luca Fausto Momblano da un mese e mezzo dire che la Juventus prenderà Guardiola? Agnelli a una cena che fa a un Juventus Club nel torinese dichiara a un tifoso che gli dice: Presidente, prendici qualcuno di grande, ti prego, prendici qualcuno di grande. Lui gli risponde: State tranquilli, noi puntiamo al top. Risposta di Agnelli: Noi puntiamo al top. Adesso venitemi a dire che Sarri è il top. Se qualcuno di voi qua sotto mi scrive in commento, ok? Anzi, a proposito, vi volete scrivere in massa? Siete bravi. Io devo arrivare a 100 entro fine questo weekend. Devo arrivare a 100, me ne mancano 3. Dai, ragazzi, scrivetevi su. Fatelo con essere amici. Dite che sono un coglione, che sparo cazzate, non mi interessa, ma fatevi scrivere perché io voglio che la gente commenti le cose, ok? Non offendete però, non offendete. Commentate negativamente, contrastatemi, ma non offendete. Chiusa parentesi. Mi dite come potete pensare che l'allenatore top che dice Agnelli sia Sarri? Spiegatemelo, com'è possibile? Com'è possibile? È impossibile, ok? Quindi, ragazzi, se Luca, Fausto, Momblano, a proposito, Momblano, sei un grande, sei un grande, sei serio, competente, non spari mai cazzate e soprattutto sei coerente con quello che dici. Quindi io ti faccio un plauso. Un plauso in video, ti faccio i miei complimenti, veramente. Guarda, non ti conoscevo perché sinceramente prima di vederti su Top Planet 2 anni fa non ti conoscevo, ma devo dire la verità, scusami,
Scusate che passa il treno, abbiate pazienza. Il treno non passa solo una volta, in questo caso passa spesso, sappiatelo. E a parte la battuta, stavo dicendo, Bomblano è un grandissimo giornalista, una persona seria, una persona competente. Non credo proprio che dopo aver azzeccato Neymar, dopo aver azzeccato Cristiano Ronaldo... Ah, a proposito, quando tutti i giornali, i saccentoni che sono venuti su YouTube, che criticano YouTube, sapete chi sono, sapete di chi sto parlando, quelli che hanno aperto il canale YouTube, però lavorano per TV e media, che fanno i saccentoni, che dicevano che Allegri aveva, rimaneva e confermava, mentre Bomblano diceva che Allegri un mese prima, ad aprile, Allegri andrà via, ci ha azzeccato ancora. Ripeto, come potete pensare che Bomblano sbagli queste cose? Spiegatemelo. Se siete capaci, io sono qua che vi ascolto, va bene? Per cui ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, condividete, mi raccomando, lasciate dei like se potete e sempre fino alla fine, forza Juve!